come l'erba, come il fiore, e mia madre mi baciò come fossi il primo amore. Ma è veramente così buono anche in casa come appare? Sempre buono. E quando era piccolo faceva i capricci? Sì, eh? Sì, io facevo i capricci perché andava sempre cantando, strillando e giocando il pallone. Nasce così la vita mia. Veniva il giornale, poi dove è stata l'anno di guariato, poi dove hai fatto il fruttaiolo. Esatto. Fruttivendolo. Fruttivendolo. Come che mi... scusate, scusate. I miei Natali di famiglia povera era l'unico momento in cui si stava tutti insieme, il calore proprio della famiglia. Dal 1976 in poi Natale l'ho sempre fatto con i miei colleghi, con le mie compagnie. Questo applauso è per Ennio Morricone, grande maestro. Sai che quando ho fatto le commedie eduardiane in televisione, e il primo pensiero ovviamente è andato a lui, non lo conoscevo personalmente. Ho detto: che faccio, lo chiamo o non lo chiamo? Vabbè, dico: chiamalo, a me dicevo, a Giovanni, chiamalo. Tanto al massimo ti dirà grazie, ma non posso, sono impegnato. Lo chiamo, faccio: maestro, ciao, sono Massimo Ranieri. Ah, come stai? Ammazza, non ti vede mai. Dico: sì. Dico: io sono qua, non voglio disturbarti, volevo parlarti di lavoro. E vabbè, vieni, quando vuoi venire? Dico: non so, dimmi tu, domani. Vado a casa sua e mi accoglie sempre con quella simpatia clamorosa che aveva lui, severità, molto severo, e incomincio a parlargli di queste commedie. Dice: oh, sai che mi intriga sto lavoro, fammi una cosa, se vediamo fra una ventina di giorni ti faccio sentire il primo motivetto sulla scena celeberrima di lei davanti alla Madonna, che dice: sai come chi sono, sai cosa faccio, sì. Di Filumena, quando sì. Si confessa davanti alla Madonna, sì. Che viene cacciata dalla famiglia. E mi fa sentire questo motivo. Io non credevo ai miei occhi, io gli stavo vicino, accanto. Lui stava lì, io me lo guardavo così. Ti piace? Eh? Ah, sì, sì, come no? Ma io ero attratto, affascinato da lui, uomo meraviglioso. Disponibilissimo. Oh, ma proprio. Poi ha fatto anche mi fece anche le musiche per Riccardo III. C'è una grande collaborazione che è andata avanti poi per tanti anni, sì. Beh, dal 2010 fino a che, ahimè, purtroppo è andato via. Senti, in questo filmato, però facciamo un applauso al grande maestro. Vabbè. Morricone, veramente. Mi alzo in piedi. Sì. Grande orgoglio. Guarda che bella sta foto, maestro. Allora, lo studio, come vedi, siamo entrati in una magia natalizia, la chiamo così, lo trovo bellissimo questo studio. Complimenti. Oggi, è vero? È meraviglioso. È meraviglioso. Sì. E chi l'ha fatto? Chi è la mente? Sì. Chi è il cervello? Il creatore di tutto questo, bravissimo, complimenti a tutti. Tutti, lo studio. Devo dire tutti. Ma nel filmato che abbiamo appena visto, tu hai detto dal 76, io poi i miei Natali non li ho più festeggiati in famiglia, ma con l'altra famiglia, no? Che quella che va avanti da 60 anni. Da 60 anni. 60 anni. Ma con quella invece da 40 anni, sì, 40 anni. Dal 75 che ho iniziato a fare e teatro. E continui ancora oggi così? Sì, sì, assolutamente. Mi manca. Mi manca perché è come tornare a scuola, no? Tornare a riaprire i libri. Aspetta un attimo, c'è un attimo di disorientamento. Devo un attimino riaprire i libri e capire cosa ho fatto, perché l'ho fatto e se l'ho fatto bene e se c'è degli errori, che ci sono. Grazie a Dio. Che servono. Appunto, grazie a Dio, ci sono e vado a correggerli
non manualmente ovviamente, ma vado a correggerli poi quando ritorno in teatro e dico lì, in quel momento lì ho letto che c'era un errore, per cui cerca di migliorarti. Insomma, il teatro è casa per te. Sì. Più della televisione, più del cinema, tu hai fatto talmente tanto, Massimo. Mara, ma il teatro, il teatro è stare a contatto con loro, sentire la vivezza della situazione in quel momento che sta succedendo. Qui, io non lo so, magari c'è la signora che sta cucinando, che sta dando il biberò, sta con i figli, stanno mangiando, e lì invece li vedi, stanno lì, chi più e chi meno, qualcuno magari si alza pure perché si è rotta le palle, scusate il termine, della cosa, e se ne vanno. Chapeau, va benissimo, fa parte del nostro lavoro. Tu per amore del teatro hai lasciato anche nei momenti tuoi importantissimi, all'apice di tante cose, sì. No? Hai mollato tutto per andare a fare teatro, hai fatto delle scelte anche non facili, no? Per uno che vede dal di fuori, anche coraggiose, questo voglio dire. È stata la scelta più coraggiosa, ma forse anche inconsciamente, perché a 24 anni sei ancora un ragazzino. Io ho lasciato la canzone a 24 anni, dopo che avevo vinto due canzonissime, due cantagiri, successo pazzesco. A un certo punto ho detto, no, basta, mo mi sono scocciato, adesso devo imparare, devo andare a scuola. Grazie a un'offerta di lavoro che mi fece quel grandissimo commediografo, nonché regista, che è stato Peppino Patroni Griffi. Grande. Eccolo là. Che un giorno, una proiezione di un film con Florinda Bolkan, sì, tra le altre cose, lui era dietro di me, io non lo conoscevo, ero ignorante come una talpa in teatro, non sapevo niente. E ci alziamo, il solito applauso di prammatica si fa, vabbè, comunque, e lui fa così, io mi giro e faccio, ditemi, ti ha fatto teatro con me? Dico, scusate, ma voi chi sei? Sono Peppino Patroni Griffi, ti ha fatto teatro, perché tu sei un attore di teatro. Quando vuoi fare la fa con me? Dico, maestro, ma io sto partendo militare. E io ti aspetto, non preoccupare. Ma come, tra un anno e mezzo? Io ti aspetto. Quando ritorni mi chiami e mettiamo su. E mettiamo su questo spettacolo, mise su questo spettacolo strabiliante di bellezza che era due atti unici di Raffaele Viviani, dove a me faceva fare sette ruoli. Sette. Pazzesco, un coraggio, vabbè, lui aveva un coraggio da leone. Lui e non... tu non avevi paura quando ti è arrivata sta proposta? No, perché vabbè, facevo questo di mestiere, voglio dire, fai il cantante, ma sei anche attore, affronti il pubblico tutte le sere, no? Inevitabilmente vinci già quella paura, quel timore di mettere il piede in fallo. E poi mi sentivo protetto da lui. E devo dire, in quei casi mi trovavo molto a disagio perché stavo con gli attori. Certo. Attori con la A maiuscola. Certo. È rientrato nella serie A del. Hai capito? No, e poi maestri, quei grandi. Dicono, non ho a che fare con i miei colleghi. Questa è un'altra cosa, è un altro mondo. È quel mondo vero, il teatro, da 2000 anni. E devo dire, grazie a lui che mi ha sempre protetto con tutti, perché ovviamente, a giusta ragione, storcevano un po' il naso. O gli egoisti, o cantante, ma fa l'attore, lasciamo stare, perché Peppino va così. Poi invece si dovettero ricredere grazie alla maestria di quel signore che mi ha guidato proprio per mano, passo per passo. Metello c'era già stato? Sì, 69 Metello. Avevi già avuto un grandissimo successo, anche lì un grande maestro, Bolognese. Sì, Mauro, ma cioè, sì, tu ma hai scherzo. Avuto anche delle occasioni, degli incontri che ti hanno in qualche maniera... spianato una strada. Io mi reputo un uomo molto fortunato e privilegiato. Ho conosciuto dei giganti sulla mia strada, ai quali grazie a loro, anche se stasera sono qui, come direbbe Luigi Tenco, grazie a loro. 60 anni, questo filmato è dedicato ai tuoi 60 Questa anni. È Lucia. Lucia Bosè, che è stata qua so. A Domenica Inn e parlammo proprio di te. Perché... Lo so. Donna fantastica, di una simpatia, di una bellezza. Tu ti eri un po' innamorato di lei, vero? Non può carino, lo stai perdendo la capa, sì. però io avevo 18 anni, lei ne aveva 38. Bella come il sole. Beh, non è, ma di una simpatia. Lei ti prendeva in giro?
perché se n'era accorta, me l'ha raccontato su tutto. Mi ha fatto nero, mi ha fatto nero, però di una simpatia, di una bellezza. Cioè, alla bellezza univa anche questa enorme simpatia. Uff, era e verità, un profluvio vera. Di oh, verissimo, verissimo, verissimo. Ti come te, raccontava tutto, le cose di casa. Come me, sì, sì, ma no, io era... sono un casino di No, come te, questa questo fiume in piena proprio. Ti regalo e ti dedico questo filmato che è dedicato ai tuoi 60 anni di carriera, fratellino mio. Dai, sorellino, fammi vedere che qui è sempre una sorpresa. No, canza sapa mai niente. Per la mia vita sono stato e sono un uomo molto fortunato, sì. Perché ho realizzato tanti sogni. Se bruciasse la città da te, da te, da prima te. Classificata la canzone Erba di casa mia, cantata da Massimo Ranieri. Amare un'altra volta. I sogni sono la benzina della mia vita. Senza sogni il mio motore si fermerebbe, il mio cuore non batterebbe più. Casa mia. Poi sempre questa stessa smania di cantare, ballare, saltare. No, ma non ti stufi mai, vai tu. Mi sembrerà. Ho sempre corso tanto, al limite dell'incoscienza e dell'affanno. Senza mistero. Oggi continuo ad avere l'entusiasmo e la frenesia del ventenne. Come diceva la canzone, me ne andai verso il destino con l'entusiasmo di un bambino.